con volto coperto e pistola in mano, cercavano il grande colpo, magari sfruttando l'inizio del campionato di calcio e la voglia di guadagno degli scommettitori. Ma i due criminali che sabato sera hanno assaltato la ricevitoria Eurobet di Viale Italia, periferia di Francavilla Fontana, sono fuggiti con un magro bottino che, secondo i primi rilievi, ammonterebbe a soli 800 euro. Sono le 20:40 quando due uomini con viso coperto da passamontagna, armati di pistola, irrompono all'interno del centro scommesse gestito da Antonio Di Stante, figlio dell'imprenditore, oltre che presidente del Francavilla Calcio, Domenico. Puntando le armi contro i dipendenti, si fanno consegnare le banconote contenute in una delle casse. Quindi, dopo aver colpito in testa con il calcio della pistola Celestino Pezzuto, 49enne responsabile della ricevitoria, fuggono via a bordo di una monovolume di colore bianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana che, coordinati dal capitano Fabio Guglielmone, sono ora sulle tracce dei due malviventi. All'interno del locale erano presenti una decina di clienti le cui testimonianze sulla voce e sulla cadenza lascerebbero pensare a gente del posto che ha probabilmente sfruttato il forte impiego di militari nelle zone centrali della città dove, al momento della rapina, erano in corso diverse manifestazioni ed eventi. Una pattuglia, inoltre, era impegnata a monitorare la zona di Villa Castelli dove era in corso la notte bianca. E in effetti ciò che più stupisce è la sfrontatezza dei due rapinatori. L'agenzia di scommessa infatti dista solo poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Seconda rapina a distanza di pochi giorni, quindi. La scorsa settimana, sempre a Francavilla, nelle mira dei malviventi, era infatti finita la sede centrale delle poste.